futuro la classe dirigente del nostro paese. Lo spero, lo sogniamo, cerchiamo di accompagnarvi affinché abbiate tutto il necessario e la possibilità di e gli strumenti per poter eccellere. Il tema di oggi in questo Io Erode è la sostenibilità, il recupero, la salvaguardia dell'ambiente. È un must anche per noi perché non possiamo non lasciarvi ciò che noi abbiamo trovato. Quindi dobbiamo assolutamente cercare il possibile per non depauperarlo. Faccio un pensiero che è questo: economia circolare. Io sono quello dell'alluminio che avete visto prima, ma è grazie forse ai nostri avi, ai nostri nonni che noi abbiamo inventato l'economia circolare. Viviamo in un paese dove non abbiamo energia elettrica, non abbiamo materie prime, ma siamo ancora la decima nazione manifatturiera al mondo. Questo vuol dire che i nostri predecessori, i nostri avi, i nostri papà, i nostri nonni e spero noi e voi in futuro possiamo sempre dare quella particolarità che è l'eccellenza italiana. Perché dal niente noi produciamo qualcosa, siamo un territorio manifatturiero, ma la differenza è che noi produciamo qualcosa di bello. Il Rinascimento non lo hanno fatto gli americani e i giapponesi, l'hanno fatto gli italiani, l'abbiamo fatto noi e io spero. E anche in mancanza di possibilità, l'eccellenza, l'intuito e l'intelligenza italiana, e soprattutto quella bergamasca, possa dare un futuro roseo, migliore anche alle nostre future generazioni. Grazie. Grazie.